Juventus-Milan, questa partita che si è giocata negli States, una di quelle partite che se vuoi vedere un pochettino, no? Come procedono, no? Come procede la preparazione di Milan, di Juventus, questa è la partita che che andava vista, no? Perché poi becchi due piccioni con una fava. Sono qui per il Milan, sono qui per il Milan. Ho guardato la partita perché ha giocato il Milan, perché volevo vedere il Milan. Juventus-Milan 2-2 nei 90 minuti, anzi Allegrentus-Milan 2-2 nei 90 minuti, poi ai rigori vince l'Allegrentus. E quindi la stagione parte benissimo per i mediocri che quotidianamente distruggono lo sport e il calcio. La Juve ha vinto, l'Allegrentus ha vinto e quindi bene così. Fatemi partire dai complimenti ai ragazzi, ma non i ragazzi della Juve, quelli che sono scesi in campo. I ragazzi sono quegli eroi che insieme a me dalle 4 circa si sono fatti 2 ore e mezza di diretta per assistere a questa prima uscita, questa prima amichevole della Juventus. Come sempre, ragazzi, sono sincero, ho guardato l'ampia sintesi, non mi salta neanche in testa di stare sveglio di notte per guardare le amichevoli che, ripeto e ribadisco, secondo il mio modo di vivere il calcio, non contano nulla, nulla. Allora, signori, eccoci qui. Ho appena finito di vedere l'amichevole Juventus-Milan. Abbiamo perso ai calci di rigore. Non abbiamo tirato dei rigori memorabili. Sportiello ha provato fino alla fine a tenerci in partita, ma nulla, non fa mai bene perdere. Però, alla fine, sti cazzi, non. Vincere è sempre importante, anche le amichevoli, anche nelle tournée, perché secondo me dà fiducia per allenarti con maggiore convinzione. In generale, quando batti il Milan, seppur non in un impegno ufficiale, è sempre qualcosa di interessante. Poi Il calcio di luglio non è nemmeno il calcio d'agosto, ragazzi. Ricordo che l'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto nel 2003-2004, la prima amichevole fu Barcellona-Milan 2-0 secco per i Blaugrana. Adesso vedremo come andrà la prossima amichevole. Le squadre si costruiscono pezzo a pezzo. Chi ha la pazienza e la bontà ogni giorno di ascoltarmi sa che non amo prendere gol. Prendere gol è sempre una cosa che va attenzionata. Perché prendo gol con continuità? Perché ne prendo così tanti? Negli Stati Uniti ne abbiamo presi 5, me ne preoccupano solo 2. Siamo alle solite, ragazzi, siamo alle solite. Vi spiego anche il motivo, semplice. Non è una questione di vedere un ritmo diverso, che non c'è neanche stato qua alla fine. Il problema è fondamentale, il problema è quello di fondo, il problema fondamentale è quello di fondo. Purtroppo questa squadra, con questo allenatore, gli attaccanti non segnano, vanno a segno i difensori. Si è visto un buon Reinders il primo tempo, secondo me un po' sente Loftus-Cheek, diciamo che Pulisic si è mosso molto bene in certi momenti, in alcuni momenti ha cercato il dribbling superando 2-3, poi ha perso palla però. Devo dire, una Juve spumeggiante. A me mi è piaciuta. Ho visto un Federico Chiesa in gran forma e non lo possiamo negare. E non mi è dispiaciuto per niente Timothy Weah. Weah, ragazzi, Weah, cioè Weah ha fatto veramente anche lui i buchi ovunque e aveva comunque dei clienti scomodi, tra cui Hernandez da una parte, Leao era lì in mezzo a questi due, eppure quando ha attaccato aveva una certa sicurezza. Ma una roba impressionante la velocità che ha. Ragazzi, guardate che con la velocità che ha questo qua può fare veramente male nei contropiedi. Oltretutto, quando ha la palla tra i piedi, sapete che mi ricorda nella conduzione di palla per la rapidità che ha. Non per la tecnica, sia chiaro, per la rapidità, l'ho detto in live. Ho detto, cazzo, sembra di vedere correre Douglas Costa. Era l'osservato speciale, buon Reinders, raga, mi è piaciuto, era al centro dell'azione del Milan. Sono incazzato nero per una cosa, ragazzi. Cambiamo questo cazzo di staff medico perché non è possibile che si fanno soltanto male nostri. E ci dicono, ma perché corriamo tanto? Ma scusa, ma gli altri perché non corrono gli altri? Cioè, corriamo solo noi? Giochiamo contro i vasi? Non lo so io.
Cioè, questa cosa qua mi sta iniziando a rompere i coglioni. Calabria, subito. Se tu hai preso gol da Rugani, tu hai preso gol da Daniele Rugani. Se metti una mazza, la impianti per terra, è più forte di Daniele Rugani la mazza del Doc.